Sono Michela Sciurpa e sono l'amministratore unico di Sviluppo Umbria. Oggi l'assemblea dei soci di Sviluppo Umbria ha approvato il bilancio di esercizio 2022 di Sviluppo Umbria. Il bilancio chiude con un utile di 63.000 euro, ma la cosa importante è l'aumento del valore della produzione che dal 2021 aumenta di quasi il 13%. Questo ha un importante significato perché in termini di operatività Sviluppo Umbria ha aumentato moltissimo le sue progettualità, la sua operatività, pur contenendo i costi di gestione. Infatti anche questo è un punto molto importante, le risorse pubbliche sono efficacemente impiegate e ci sono due ordini: quello gestionale e quello operativo. Il bilancio è inutile, in crescita, ma in particolare sono in crescita tutte le attività operative di Sviluppo Umbria. Oggi siamo arrivati a gestire ben 49 progetti che sono tutti quanti riportati nel secondo bilancio sociale e relazione di sostenibilità del 2022, e quindi sono 49 progetti che riguardano tutta la nostra collettività, con un particolare focus sulla novità del 2022 per quanto riguarda l'operatività di Sviluppo Umbria, che è la gestione di bandi a sostegno delle famiglie per lo sport e per le borse di studio. Quindi Sviluppo Umbria oggi è davvero quel braccio operativo a sostegno delle imprese, delle famiglie e dei territori. Quello che occorre per concretizzare e realizzare l'azione pubblica, l'azione amministrativa di sviluppo socio-economico regionale. Siamo qui per la presentazione del bilancio sociale di Sviluppo Umbria. Questa è una bella iniziativa che fa capire quanto sia importante questa nostra agenzia regionale. È stata appena riconfermata alla guida di Sviluppo Umbria l'amministratore unico Michela Sciurpa, quindi diciamo che è un momento sicuramente molto significativo ed importante nell'ambito di tutte le partecipate regionali. Ecco, un altro obiettivo raggiunto, quindi sono molto contenta per questo.